Eccomi qua con un nuovo video. È un po' di tempo che non faccio video e scusate l'assenza, ma ero in un momento che non sapevo che cosa fare. Oggi però voglio farvi un video di disegno con Illustrator. Visto che è uscita la sirenetta, vi voglio indicare come possiamo disegnare una sirenetta. Io vi faccio vedere più o meno quello che ho fatto e uno schizzetto che mi sono fatta a matita, cioè a penna, e lo andiamo a ricreare simile. Il consiglio che vi do se avete difficoltà a fare un disegno è quello di fare uno schizzetto a mano se sapete farli, altrimenti seguite i passaggi direttamente di quello che facciamo. Io adesso vi faccio vedere lo schizzetto che ho fatto. Mi sono fatta uno schizzo più o meno per capire come volevo fare la sirenetta e l'ho fatta in questo modo. Ora, per questo video andiamo a utilizzare Illustrator. Il documento che mi sono creata in questo momento è un formato A4. Allora, non mi vado a prendere di riferimento il disegno che ho fatto perché voglio mettervi nei panni di chi non sa disegnare ma vorrebbe realizzare una sirenetta. Allora, io diciamo che guardo il disegno per cercare di dargli un movimento. Allora, per prima cosa andiamo a prendere lo strumento ellisse, andiamo a creare un ovale per creare il suo viso. Poi prendiamo lo strumento rettangolo e andiamo a creare un rettangolo in questo modo per creare il collo. Io vado a fare una sirenetta, quindi da una sagoma abbastanza sottile. Andiamo a prendere lo strumento sempre rettangolo e andiamo a creare un rettangolo per fare le braccia. Andiamo a ruotare un po' in questo modo e ce lo mettiamo così. Andiamo a stringere, duplichiamo e mettiamo in questo modo. Ecco qua, però dobbiamo rimpicciolire un po'. Per fare questo movimento duplichiamo e ce lo mettiamo di qua. Dobbiamo andare a creare, diciamo, un piccolo robot. Andiamo a creare adesso il suo busto con lo strumento rettangolo e andiamo a crearci questo. Io adesso creo tanti rettangoli e tante forme geometriche perché andiamo a modificare tutte le cose. Ok, prendiamo lo strumento sempre rettangolo e qui ci andiamo a creare le mani. Stessa cosa anche qui. Facciamo così e ce lo spostiamo di qua. Ok, adesso iniziamo prima a creare la parte iniziale del corpo. Quindi andiamo a prendere lo strumento freccia bianca, iniziamo a mettere shift qua e puntiamo solamente le parti in alto, perché dobbiamo andare a curvare questo. Questi andiamo a mettere qui finestra elaborazione tracciati, andiamo a unire il tutto, andiamo a prendere la freccia bianca e andiamo sempre ad arrotondare questo, vedete? Stessa cosa, prendiamo questi punti tenendo premuto shift dalla tastiera. Ci avviciniamo in questo modo, ok? Selezioniamo i due e andiamo a fare elaborazione tracciati. Andiamo a selezionarci, vedete, con la freccia bianca questi due punti e andiamo a modificare un po' il tutto. Prendiamo la penna e ci togliamo questi punti in più. Prendiamo la freccia bianca e andiamo a modificare, vedete, questo. Andiamo ad arrotondare in questo modo. Io non vado a fare un disegno molto definito, ma vado semplicemente a dargli una forma e andiamo a fare unifica. Ok, quindi andiamo a prendere qui e arrotondiamo in questo modo, vedete questi spigoletti. Ora
io vado a creare tutte queste forme e poi dopo non mi piace. Aspettate. Ok, il braccio mi sa che deve andare un po' più dietro, è troppo lungo. Questo lo cancelliamo e andiamo. Allora, io per scrupolo mi faccio sempre la copia da una parte. Poi lo duplichiamo di qua. Andiamo a fare riflessione, solo che deve stringere un po'. Allora, aspettiamo, aspetta, allora. Facciamogli un braccialetto. Duplichiamo, perché altrimenti non si capisce che questa è la mano. Prendiamo il pennello, andiamo a mettere qua la prima e andiamo a creare questo, la linea. Prendiamo la freccia bianca e andiamo a modificare, vedete, qui sopra andiamo a fare unifica, vedete, ed ecco. Così, ovviamente non è un disegno molto preciso, però a noi serve per fare questo. Andiamo a mettere questo, la prima punta, e uniamo, facciamo raggruppa, CTRL G, non me l'ha raggruppato. Oggetto raggruppa, ordina porta in primo piano. Ok, vedete, e facciamo questo. Ora portiamo questo semmai un po' più stretto e facciamo questo. Ora andiamo a creare il costume della nostra sirenetta. Lo duplichiamo premendo Alt in questo modo. Io però lo voglio andare a fare mosso, quindi vado su effetto. Distorci i contorni frastagliati, mettiamo arrotonda e lo facciamo un po' più mosso. Ok, andiamo a fare espandi aspetto. Andiamo a fare stessa cosa qui. Adesso gli diamo applica i contorni frastagliati. Qua dobbiamo andare a fare oggetto espandi aspetto. Ora selezioniamo il tutto e andiamo a fare unifica. Questo va portato sotto. Ok, adesso questo va fatto così, prendiamo questo e va fatto così. Ok, questo lo cancelliamo, ci duplichiamo quest'altro braccio e ce lo mettiamo. Rifletti. Ok, oggetto ordina porta sotto. Ora uniamo questo e questo. Cancelliamo semmai questo e mi vado a duplicare tutto questo. Ora ci selezioniamo, vedete tutto quanto, e andiamo a fare unifica. Questo lo possiamo mettere più su. Ora ci spostiamo. Ok, e lo andiamo a creare. Adesso prendiamo il pennello e andiamo a creare i capelli. Io faccio con il pennello perché per me è più comodo. Rimpiccioliamo un po' la testa, ma di poco. Ci selezioniamo questo e facciamo unifica. Facciamo oggetto, ordina, porta sotto, così il braccialetto fa così. Ok. Prendiamo ellisse e andiamo a mettere la traccia qui, lo portiamo qua e andiamo a creare i capelli in questo modo. Ok. Selezioniamo questo
questi due e facciamo unifica. Oggetto ordina porta sotto. Ok, vedete? Già abbiamo fatto venire questo. Prendiamo la penna in questo caso e iniziamo a chiudere in questo modo. Mettiamo così. Allora, prendiamo i due punti. Uniamo. Oggetto unisci, tracciato unisci. Ecco qua, lo mettiamo così. Questo e questo, oggetto tracciato unisci. Ok, e andiamo a mettere. Ok, adesso andiamo a creare intanto la pinna. Per prima cosa mi vado a prendere il rettangolo in questo modo. E qui al centro ci vado a mettere un punto con la penna. Ora prendiamo la freccia bianca e facciamo questo. Prendiamo questi due punti e arrotondiamo in questo modo, lo portiamo verso su, eccolo. Prendiamo il nostro pennello per creare una forma un po' più morbida e facciamo così. Questo lo arrotondiamo in questo modo, eccolo. Ci selezioniamo il tutto e andiamo a fare unifica. Ok, prendiamo la freccia bianca, clicchiamo questo punto ed ecco qui. Prendiamo, vedete questo, poi andiamo sullo strumento a rotonda e andiamo a creare questo. Ok, adesso sempre prendendo il pennello qui, andiamo a creare le pinne. Una volta che abbiamo fatto un lato, facciamo, duplichiamo così con Alt e lo rifletto. Uniamo questi punti in questo modo, uniamo questo così, così e portiamo questo qua. Ok, portiamo in primo piano e riempiamo. Ok,